particolare, molto difficile. Non ci vuole niente a dire delle cose, delle promesse che si sentono, quindi è difficile anche fare un'idea di proposta, molto più facile dire delle cazzate, quindi come sentiamo tutti quanti nelle nostre case. Quindi ci abboffiamo un poco di parole che ci dicono ristruttureremo il borgo, faremo l'albergo diffuso, i centri commerciali naturali, non perché Lorenzo, perché Lorenzo è cresciuto insieme a noi, quindi lui sa queste cose. Sono 8 anni che noi abbiamo fatto 3 incontri con 3 sindaci diversi per proporre questi centri commerciali naturali, dove sono venuti qui ad incontrarci delle città che già fanno questo. Quindi la promessa era stata che si facevano, che si... e quindi siamo sempre... Questo è un quartiere, dicevo particolare, perché si è voluto che venisse introdotto all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Una battaglia, non vi dico, immane, però la nostra idea, cioè l'idea della sinistra, e anche del mondo associativo che qui sopra opera, noi dicevamo se verrà inserito questo borgo sicuramente arriveranno dei fondi. I fondi comunque sono arrivati, quindi c'è stata la partecipazione degli enti, ma non degli enti locali, perché quello che vedete, illuminazione, pavimentazione, il castello da Lagno, è il Parco Nazionale del Vesuvio, il parco deve funzionare meglio, e il parco ci ha messo comunque pure i soldi, sia per la pavimentazione, vero Giovanni? Sì. Sia la compartecipazione per il... questo castello di Lucrezia D'Alagno, che comunque adesso c'è stato pure qualche candidato che dice adesso io salgo, quindi si aprirà, come quella è una casa nostra, quindi diciamo lo apriremo nel modo giusto, sperando che lo facciamo noi, che sicuramente verrà aperto meglio se lo facciamo noi. Le idee che noi teniamo, che sono anche le idee di Lorenzo, perché guardate, molte persone mi dicono, allora tu a chi porti? Devo portare Lorenzo, ma portare che cazzo significa, scusate? Sì. Io gliel'ho detto pure a lui, io sono Lorenzo. Bravo. Cioè, questa è la... cioè, io sono lui, perché lui è cresciuto nelle nostre stanze da anni. È una persona che politicamente è anche preparata, perché tutti quanti, lui è un ragazzo, no, Lorenzo da una decina d'anni ha fatto anche il segretario di Rifondazione Comunista, ha militato in Ansel, quindi è una persona che è cresciuta e quindi conosce le cose. Sicuramente quando si andrà là sopra bisogna comunque capire che cosa c'è sotto, perché poi giriamo le carte e sicuramente chissà che cosa si potrà trovare. Speriamo che ce le mettiamo noi le mani dentro. Io non mi voglio dilungare, voglio dare la parola a Lucio Merone, che aveva, diciamo, desiderio di dire lui qualche cosa. Poi noi i confronti li facciamo tutti i giorni, perché poi qua, sapete, qua ci sta tanta la politica del dire, noi le cose le facciamo. Noi insieme a 20 amici abbiamo acquistato una casa dove delle associazioni vengono e fanno le loro attività, dove è a disposizione per la cittadinanza. Io insieme alla mia associazione ho speso i soldi per fare un enoteco, cioè abbiamo dato la possibilità ai ragazzi che si possono, e in continuazione tutto a costo zero, e diciamo che noi le cose le abbiamo fatte, quindi non le abbiamo dette, teniamo una buona idea. Io sto vicino a tutti quanti i ragazzi, anche essendo un poco più vecchiotto. Non ho visto, diciamo, risorgere questo posto, che poi questo posto non è perché noi siamo i casamalesi o casamalisti, come ci dicono, cioè questo posto, se diciamo o pensiamo che è il cuore della città, può essere un centro che può dare uno sviluppo a tutto il territorio, perché questo non è che il casamale dei casamalesi, questo è il cuore della città e lo dobbiamo fare pulsare tutti quanti. Io vi saluto e vi passo. Per chi non mi conosce, mi presento, sono Lucio Merone, ho 44 anni.
Io non sono nato al Casamale, non sono del Casamale, ho i genitori, mio padre era del Casamale, però si può dire che vivo il Casamale da almeno 20 anni. E già in passato abbiamo fatto associazionismo, stavo con Assioma e 15 anni fa già proponevamo quello che poteva essere. Noi lo chiamavamo centro commerciale aperto, qua al Casamale, volevamo impiegare le botteghe vuote che già allora c'erano al Casamale ed era un nostro progetto. Ecco, Lorenzo, neppure a farlo apposta, nel suo programma ha una cosa del genere. Perché un uomo a 44 anni decide di candidarsi, una cosa che non ha mai fatto in vita sua? È molto semplice. Il progetto di Lorenzo è un progetto vero, nato nella gente, in mezzo alla gente, è nato dall'ascolto delle persone. I problemi che affronta sono dei problemi veri. Le soluzioni che dà sono soluzioni fattibili, facilmente fattibili. Si parla che domani possiamo iniziare a fare tante di quelle cose, domani, non chissà quando, domani. Io per passione vivo il Casamale, sono un casamalista adottato, sono un uomo delle paranze, anche questo per passione. Naturalmente le mie tendenze sono queste. Se noi dovessimo andare avanti, non potrei fare altro che portare avanti il Casamale, punto e basta. Ragazzi, non riesco a dire altro perché io sono emozionato, quindi vi passo l'evento stasera. Ringrazio Gerardo, ringrazio gli altri amici che stasera hanno permesso che si facesse questo incontro. Parecchi mi hanno chiesto perché non vieni al Casamale, sono passati tutti, perché non vieni anche tu? Vieni a fare il comizio, parlaci del centro storico, parlaci di come rilanciare il centro storico. Io quasi non ci volevo venire al Casamale, ve lo dico veramente, ma non perché non ho rispetto per il Casamale o perché non mi piacciono gli abitanti del Casamale, anzi tutt'altro, proprio per evitare quella passerella solita che si fa ogni 5 anni, si viene qui e si viene a dire io voglio, ho queste intenzioni, io farò, io mi preoccupo del centro storico, io mi preoccupo del borgo, rilanciamo qui le botteghe artigiane, eccetera, eccetera, eccetera. Noi il Casamale l'abbiamo vissuto in questi anni, l'abbiamo vissuto veramente, attraverso i casamalisti, attraverso chi ama questa terra. Sono ormai 7 mesi che incontriamo i cittadini di Somma Vesuviana e assieme a loro cerchiamo di capire quali sono le criticità, le difficoltà che vivono quotidianamente su questa terra, e assieme a loro stiamo cercando di capire come rispondere a queste criticità, a questi bisogni, e abbiamo scritto un programma assieme ai cittadini, assieme alle persone, fatto di cose semplici, di punti essenziali per superare l'emergenza sociale, l'emergenza lavorativa, l'emergenza democratica. È la partecipazione attiva delle persone. È soltanto in questo modo che possiamo interrompere quella delega in bianco che ogni 5 anni diamo a persone che non ci rappresentano fino in fondo e che hanno fatto degli interessi di parte o addirittura degli interessi personali. Per questo ci siamo candidati, per questo mi sono candidato perché sono stanco di votare sempre le stesse persone. Mi sono candidato perché sono 20 anni che sento promesse, promesse e promesse. Dobbiamo rimettere a posto il centro storico, dobbiamo fare il palazzetto dello sport. La mia generazione il palazzetto dello sport non l'ha visto ed è stata costretta ad andare fuori per fare attività sportiva, oppure non l'ha fatto. E siamo stati costretti a non essere cittadini di questa terra, a sentirci sempre degli ospiti di questa terra. Allora, questa volta c'è bisogno di rimboccarsi un po' tutte le maniche e di guardarsi in faccia e di capire se continuare a votare sempre gli stessi oppure cambiare.
Ed è questa candidatura, questo progetto è nato dal senso di rabbia, dal senso di impotenza che ognuno di noi ha provato in questi anni. Perché questa terra, non ve lo racconto io, ha tanto da offrire, ha tante potenzialità che purtroppo non sono mai state sfruttate, non sono mai state valorizzate al meglio, ma si è pensato sempre alle questioni personali, ai favori, alle licenze date a Tizio e a Caio, e si è alimentato un sistema di clientele, si è alimentato un sistema di favori e non si è fatto mai il bene della collettività. Che cosa dico io? Io dico che le occasioni ci sono, gli strumenti ci sono. Non bisogna più promettere il posto di lavoro a Tizio e Caio, ma bisogna creare posti di lavoro. Come fare a creare posti di lavoro? Bene, cominciamo a far sì che le imprese non vadano via da questa terra. In 5 anni sono tante le aziende che sono andate a produrre altrove, sono tanti i commercianti che sono stati costretti a chiudere. E noi oggi che risposta diamo? Facciamo il centro commerciale a Somma Vesuviana, ammazziamo i piccoli commercianti, ammazziamo definitivamente, facciamo il centro commerciale, ottima risposta. Bisogna valorizzare quello che abbiamo, non dobbiamo inventarci altro, bisogna valorizzare quello che questa terra ha. E che cosa abbiamo? Abbiamo uno straordinario patrimonio storico architettonico, la Villa Romana, questo borgo, Santa Maria del Pozzo, Santa Maria a Castello, San Domenico, questo è la nostra, il nostro petrolio, assieme alle tradizioni legate al culto della montagna, assieme all'enogastronomia, assieme alle tipicità che si stanno perdendo. Facciamo un piano serio, un piano fatto da persone competenti e creiamo occupazione attorno a questa cosa qui. Non dobbiamo illuderci, Somma Vesuviana non è la città della costiera amalfitana dove i turisti vengono e soggiornano per 8 giorni. L'unica possibilità che abbiamo di creare turismo e sviluppo e economia su questo territorio è entrare in quel circuito che porta i turisti da Napoli a Pompei e che al ritorno possono fermarsi a Somma se offriamo qualcosa a questi turisti. E quindi bisogna rimboccarsi le maniche, valorizzare quello che abbiamo. Anche il Parco Nazionale del Vesuvio, guardate, il Parco Nazionale del Vesuvio è stato visto come un limite, come un impedimento. E ho detto più volte che il Parco Nazionale del Vesuvio, se serve a sistemare un pezzo della politica, oppure se serve a produrre degli obbrobri come fatti a Santa Maria a Castello, chiudiamolo il Parco Nazionale del Vesuvio, non ne abbiamo bisogno. Il Parco Nazionale del Vesuvio serve a tutelare la montagna, a farla conoscere ai cittadini e a mettere i soldi anche qui, a mettere i soldi per progetti seri dove non bisogna alimentare la speculazione politica, ma progetti seri per creare economia. E sono, lo diceva Lucio prima, lo diceva Gerardo, sono anni che sentiamo parlare delle botteghe, del centro storico, del borgo. Però i casamalisti devono fare una buona assunzione di responsabilità. Siamo tutti bravi a lamentarci, siamo tutti bravi a contestare, però votiamo sempre gli stessi. Io dico alle persone, guardate, se votate sempre gli stessi, non avete più il diritto di lamentarvi. Noi ci abbiamo messo la faccia in questa storia, ci abbiamo messo la faccia. Perché siamo stanchi, siamo scocciati. E perché è anche una battaglia generazionale, perché a 30 anni oggi vuole trovare delle motivazioni per poter restare qui, per credere ancora in questa terra. Però purtroppo in questi anni questo non è accaduto, in questi anni si sono alimentate politiche cattive. Voglio ricordarne alcune perché sono quelle che fanno la differenza tra noi e loro. E io mi offendo tremendamente quando le persone dicono siete tutti uguali. No, noi non siamo tutti uguali. Guardateci negli occhi, guardate me negli occhi, guardate negli occhi questi ragazzi e poi ditemi se siamo tutti uguali. Le cattive politiche sono quelle che hanno permesso a una società, la GESET, di speculare sui cittadini di Somma Vesuviana. Noi oggi paghiamo una società di riscossione tributi, la GESET, cari concittadini di Somma Vesuviana, che ci viene a costare circa 1.200.000 euro l'anno. Per che cosa? Per sistemare gli amici e i parenti degli amministratori. Questo è servito soltanto a questo. E gli altri scandali sono legati alla città pur-
pulita. Il nostro sindaco ha fatto affiggere dei manifesti dove diceva che noi facciamo il 70% di raccolta differenziata. Beh, io dico, se noi facessimo realmente il 70% di raccolta differenziata, non pagheremmo una TARSU così salata, aumentata del 30% negli ultimi 5 anni. E non c'è differenza tra chi la fa la raccolta differenziata e chi non la fa, perché la tassa è lo stesso, non c'è nessuno sgravio, nessuna riduzione per il cittadino virtuoso e responsabile che fa la raccolta differenziata. E noi eravamo quelli lì per raccontare un'altra delle storie del nostro impegno. Noi eravamo quelli lì che quando il mese di agosto ci chiudevano i rubinetti dell'acqua, noi stavamo in piazza sotto al comune a protestare, a contestare. Che c'entra il comune? Il comune c'entra tantissimo. Caro assessore, caro consigliere, o fai l'assessore e il consigliere o fai il funzionario della Gori. Tutte e due cose insieme non le puoi fare. Perché non rappresenti e tuteli i cittadini, tu e i cittadini che ti hanno votato. Permettetemi di rivolgervi l'appello, e lo facciamo con la schiena dritta e con le spalle larghe, perché noi queste cose le possiamo raccontare, perché queste cose sono le motivazioni per le quali non stiamo con gli altri, perché gli altri quattro candidati sindaci queste cose non me le possono dire, non le possono raccontare ai cittadini a cui vanno a chiedere il voto. Perché ci sono degli interessi fortissimi, trasversali, tra centrodestra e centrosinistra. Al di là delle persone, dei candidati sindaci che sono anche delle ottime persone. Ma io, come più volte ho detto e dico, quando mi rimbrottano e mi dicono: guarda, tu sei troppo giovane per fare il sindaco. Io dico: guardate, il sindaco ha una funzione guida, è un ruolo guida che deve avere un'amministrazione. La cosa importante è che abbia con sé persone oneste, competenti e con le palle. Questa è la cosa importante. E che non hanno interessi su questa città. Purtroppo in questi anni, ed è stato un altro dei mali che ha ucciso questa terra, un altro dei mali è stato il fatto di mettere persone non solo con degli interessi fortissimi su questa città, ma persone tremendamente mediocri. E insomma è ricca di intelligenze, è ricca di talenti, è ricca di persone preparate, di ragazzi per bene, che sono sempre stati alla finestra. E io dico grazie a questi ragazzi che oggi invece assieme a me ci hanno messo la faccia e si sono candidati contro questa cattiva politica. È umiliante sentirsi rappresentato da persone mediocri che fanno i fatti propri. E noi abbiamo detto no, abbiamo detto basta, abbiamo detto questa volta il voto non ve lo diamo, questa volta il voto lo diamo a noi, lo diamo alla nostra terra, alle nostre idee. Sul centro storico è stato detto tanto, io penso che bisogna partire veramente dall'ABC, perché questo non è un centro storico, scusatemi. Non esistono centri storici aperti a traffico in Italia, non esistono! Ma non va chiuso al traffico, va chiuso al traffico e vanno dati degli incentivi ai commercianti della zona per fare questo, se no non ha senso. E va creato un circuito attorno a questo borgo. E partendo dall'ABC, che cosa manca? Manca la cosa che tutti noi notiamo, l'uniformità dei colori. Ci sono case gialle, case verdi, case rosse, case ristrutturate. Non ha senso, bisogna partire da questo, bisogna valorizzare quello che abbiamo. E abbiamo un centro storico straordinario. E fa rabbia quando giriamo l'Italia, quando giriamo il mondo e vediamo quattro pietre, davvero quattro pietre, e attorno a quelle quattro pietre si inventano circuiti turistici, si inventano economia, si inventano delle feste, si inventano posti di lavoro, e noi tutto questo non siamo stati capaci di farlo in 30 anni, niente, promesse, promesse e promesse da parte del politico di turno, che ogni 5 anni veniva a bussare a casa nostra, mobbechia, l'abbiamo sentito per anni, io non me lo vedrò, io non faccio promesse.
questa gente non vi fa promesse, perché chi fa delle promesse oggi mente sapendo di mentire. Promettiamo un'unica cosa, l'impegno, il fatto che dopo le elezioni, il 28 di maggio, noi saremo lì per quelli che sono i diritti delle persone, che per troppo tempo ci sono fatti passare come dei favori e come delle concessioni. Noi saremo lì. Non abbiamo i partiti alle spalle, non abbiamo i grossi gruppi di potere, abbiamo la faccia pulita, qualche buona idea e la voglia di fare. Ed è su queste cose qui che vi chiedo di aiutarci, di starci vicino, di votarci, ma non in maniera incondizionata, di votarci e di controllarci il giorno dopo le elezioni, di controllare me se faccio i vostri interessi o i fatti miei, perché è lì che la politica, dopo il voto, si perde il rapporto tra elettore e eletto. Chiunque farà il sindaco, controllatelo, stategli accanto, chiedetegli perché non ha fatto questo, perché non ha rispettato le promesse. Voglio ricordare un altro delle battaglie che noi abbiamo fatto in questi anni, che è un po' anche l'emblema di questa candidatura e di questo progetto: la difesa dei beni comuni, e in particolar modo la difesa di uno dei beni comuni più importanti, forse uno dei pochi spazi pubblici che abbiamo sul nostro territorio, il Castello d'Alagno. Beh, noi siamo quelli lì che stavano lì sotto a protestare, a prendersi gli insulti, quando loro facevano le feste private lì dentro, prima che quel bene venisse consegnato alla collettività. E questo è un oltraggio pesante per i cittadini di Somma Vesuviana. Caro sindaco, cari amministratori, l'Unione Europea, Bruxelles, ci ha dato i soldi per ristrutturare quel posto e farci una biblioteca, farci un museo e farci uno spazio per i giovani, non per fare i banchetti privati dei tuoi amici. E questo è il senso di quello che stiamo facendo, di esercitare delle pratiche di cittadinanza attiva, di non delegare più la politica tradizionale, ma di partecipare attivamente e di raccontare la verità. Venerdì ho fatto un confronto con gli altri sindaci, ho ricevuto un sacco di attestati di stima, un sacco di complimenti da parte di cittadini che non conosco. Guardate che io non ho fatto niente, io ho raccontato soltanto la verità, quella verità che gli altri non possono raccontarci. Voglio concludere, prima di fare un appello a tutti voi, quando verranno a casa vostra, parecchi sono già venuti, a chiedergli il voto, non glielo date in maniera incondizionata, almeno chiedetegli perché ti sei candidato, che vuoi fare. Vi posso garantire che buona parte delle persone che oggi si sono candidate non sanno perché l'hanno fatto e non sanno quello che vogliono fare. Quindi valorizziamo quello che abbiamo, è da lì che si costruisce la fortuna di questo posto. Valorizziamo l'esistente, facciamo in modo che gli strumenti che ci sono si possano attuare. Gli strumenti sono quelli tradizionali, gli strumenti si chiamano piano commercio, gli strumenti si chiamano PIP, piano di insediamento produttivo per le piccole aziende che stanno andando via. Gli strumenti si chiamano intercettazione di fondi europei, perché è lì che ci sono i soldi. Guardate, i comuni spesso dicono no, i soldi non li possiamo, non ci sono, non possiamo spenderli. Hanno dimenticato, forse non sanno, che c'è una grossa opportunità
che sono i finanziamenti europei. Però lì devi mettere gente competente a scrivere i progetti. E poi, caro amministratore, lì quando Bruxelles ti dà i soldi non ti puoi mettere manco 50 centesimi in tasca, perché i progetti li devi fare. È su quello che bisogna insistere, sulle nuove risorse per valorizzare l'esistente. Anche sull'agricoltura in questi anni è stata data una lettura sbagliata. Abbiamo sempre creduto che il problema fosse sulle vendite, sulle nostre albicocche. Il problema non è lì, il problema è sulla produzione, nel momento in cui le più grandi aziende agricole vanno a produrre a Battipaglia, vanno a produrre in Basilicata, vanno a produrre in Puglia. Perché lo fanno? Perché qui non ci sono condizioni favorevoli, e questa è colpa della politica, della cattiva politica. Concludo rivolgendo un appello a ognuno di voi, l'appello affinché ognuno di voi possa trasmettere le nostre parole, la nostra voglia di fare, la nostra faccia pulita ad amici, parenti, persone che gli sono vicine, perché quello che dicevo all'inizio è vero, purtroppo. Se si votano sempre le stesse persone, se diamo il mandato sempre agli stessi, non abbiamo più il diritto di lamentarci. Vi saluto tutti sperando che questo sia l'inizio di una nuova stagione, di una nuova primavera per Somma Vesuviana a partire da questo borgo antico. Grazie, adesso si cambia!